Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, dove oggi torniamo a parlare di sicurezza, che come sapete è un argomento che mi intriga molto. E più che di sicurezza in generale parliamo di videosorveglianza. Abbiamo già visto un sacco di telecamere di sicurezza di ogni brand e come sapete tra questi uno di quelli che spicca è EasyVids. EasyVids che fa dei prodotti veramente ben realizzati e che ha un software, un'app che funziona molto bene ed è molto molto semplice da utilizzare. Quella che vediamo oggi non è proprio una telecamera di sicurezza, ma è uno spioncino elettronico. Spioncino che va a sostituire il classico spioncino col grandangolo che viene messo nel foro della porta. EasyVids CP4. Sembra un prodotto molto interessante, ho già sbirciato all'interno. Andiamo a dare un'altra sbirciata con voi subito dopo il jingle. 67 Lab. EasyVids CP4, uno spioncino elettronico, ovvero, come ho detto prima del jingle, una telecamera che va a sostituire il tubetto di metallo con la lente grandangolare dentro che viene inserita all'interno della porta, quella che abbiamo per esempio nelle porte dei condomini o quella che ho per esempio sul portoncino blindato che ho sopra. La cosa interessante è che con questo spioncino potremo vedere, senza dover andare a infilare l'occhio dentro un tubetto, quello che accade fuori dalla porta, perché abbiamo uno schermo che ci permette di guardare in diretta quello che accade fuori attraverso questa telecamera. Andiamo a vedere cosa c'è nella scatola. Nella scatola la prima cosa che troviamo è per l'appunto lo schermo, che è uno schermino da 4,3 pollici ed è quello che ovviamente avremo poi attaccato all'interno del nostro appartamento o di casa nostra. Dopodiché abbiamo lo spioncino vero e proprio ed eccolo qua. Questa è la parte ovviamente che va posizionata all'esterno, quella che porta la telecamera e tutta una serie di feature che andremo a scoprire adesso. Nel sacchetto troviamo poi ancora un paio di pezzettini di plastica che in questo momento non so a cosa servano e una serie di viti per il montaggio di lunghezze diverse a seconda dello spessore della nostra porta. Io direi partiamo con la telecamera. Telecamera realizzata completamente in metallo. Tutta la parte di scocca, ovviamente non la parte qua frontale, che è invece in plastica. E riporta per l'appunto tutta la parte di sensoristica nonché il campanello. Il forellino che vediamo qua nel centro è la telecamera. Dopodiché abbiamo ancora il forellino per il microfono, il sensore PIR, che credo sia questo, e una piccola luce infrarossa. Può essere che abbia detto invertito, non so quale sia uno e quale sia l'altro. Infine, nella parte qua in fondo, abbiamo il campanello per andare a suonare e ovviamente questo farà suonare lo schermo. Nella parte posteriore abbiamo semplicemente un adesivo 3M che ci permette di attaccarlo alla parte esterna della porta, i due forellini che serviranno per il fissaggio della parte interna e il connettore che andrà proprio ad attaccarsi qua sotto. Qua sotto questa parte nera che è la base che invece verrà collegata all'interno. E perché parlo di base? Perché lo schermo con un semplice movimento può essere sganciato. Sulla base rimarrà semplicemente tutta la parte di cavetto che tra l'altro verrà coperto da uno dei due pezzi di plastica di cui abbiamo visto prima, quindi ovviamente i cavetti tutti invisibili, e nella parte superiore la presa USB-C che permette per l'appunto di comunicare con la lente sulla parte esterna. Lo schermino ovviamente riporta nella parte inferiore la femmina dell'USB-C per andarlo a ricaricare, perché questo schermino ha una batteria interna da 4600 mAh che ci garantisce quindi un'ottima durata della batteria. Magari vi scriverò poi nei commenti un feedback reale sulla durata. E poi troviamo questo gancetto che semplicemente serve a incastrarsi, andrà a finire in questa slitta. Nella parte anteriore ovviamente lo schermo che come abbiamo detto è 4,3 pollici e il pulsantino per fare funzioni che in questo momento non conosco. Nella parte laterale abbiamo un'altra USB-C, lateralmente sull'altro lato lo slot per la micro SD per andare a registrare i nostri filmati. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche. Una cosa molto molto furba di questo oggetto è che per l'installazione fortunatamente non dobbiamo andare a rovinare la nostra porta, perché da quello che ho visto il montaggio avviene semplicemente andando a sostituire il nostro spioncino con questa parte qua sulla parte esterna. Il cavo viene fatto passare nello stesso foro e arriva all'interno dove poi ci andiamo a collegare. Nella parte interna non abbiamo necessità di andare a forare o fare casini, perché queste due asole servono per far passare le viti di fissaggio che a loro volta si vanno ad attaccare
al blocchetto dello spioncino. Quindi con il semplice utilizzo di due viti e il foro già esistente dello spioncino possiamo andare a eseguire l'installazione. I vantaggi rispetto a uno spioncino classico sono numerosi, in quanto abbiamo innanzitutto, come vi dicevo, la possibilità di vedere il tutto su uno schermo e non andare a guardare tipo cannocchiale con l'occhio sopra al nostro spioncino classico. Inoltre abbiamo la possibilità di andare a visionare quello che viene visto dalla telecamera dappertutto, in quanto lo spioncino elettronico EasyVids funziona con tutto l'ecosistema EasyVids. Quindi come possiamo andare a controllare le telecamere di sicurezza che abbiamo installato, possiamo andare a vedere cosa accade al campanello. Ovviamente quando viene suonato il campanello da qua sopra riceveremo una notifica e potremo andare a rispondere anche a distanza. In più l'altro vantaggio è che, come ho detto, funziona esattamente come una telecamera di sicurezza, quindi il sensore PIR andrà a rilevare dei movimenti davanti alla porta e andrà a registrare delle clip che ci faranno capire anche in un secondo momento chi è passato davanti al nostro portoncino. Non mi sono ancora informato su quanto questa cosa sia legale o meno, perché mi viene da pensare, per esempio, in un condominio avere una telecamera che punta sempre fuori dalla porta di casa nostra verso magari il corridoio in cui passa gente che non conosciamo o anche solo i vicini di casa, non so quanto vada in conflitto con le questioni privacy. Come ben sapete, già le telecamere di sicurezza quando vengono montate innanzitutto vanno segnalate e dopodiché non possono puntare al di fuori della nostra proprietà. Per cui informiamoci un attimo di questa cosa prima di fare un'installazione così. Credo che nessuno vi andrà a rompere le scatole, ma sapete che i vicini non si sa mai. L'ultima cosa che vi voglio dire è l'angolo di visione, che è di ben 166 gradi, quindi molto molto aperto, e che quindi ci permette di visionare praticamente l'interezza dello spazio davanti alla nostra porta. Giunti a questo punto, io direi andiamo ad installarlo e così vediamo un po' come funziona e come si integra nel sistema EasyVids. E rieccomi qua in laboratorio. L'installazione è di una semplicità estrema. È sufficiente rimuovere lo spioncino, che tra l'altro rimuovendolo ho scoperto che sulla mia porta d'ingresso per mettere lo spioncino hanno fatto un lavoro di merda. Comunque, al di là di questo, basta rimuovere il vostro spioncino, andare a inserire lo spioncino, la parte diciamo di telecamera, con il suo canotto e far passare il cavo nella parte interna. Una volta passati dalla parte interna si va a montare la base con due delle viti in dotazione, occorre scegliere quelle della lunghezza corretta e cercare ovviamente di mettere il più dritto possibile sia la telecamera che la parte di schermo all'interno. Una volta fatto questo occorre attaccare il cavetto nella parte inferiore della base e inserire i due coperchietti, uno per coprire diciamo la parte di cavo dietro e uno per coprire il connettore nella parte inferiore. Non ci resta che eventualmente inserire una scheda micro SD e fare scorrere lo schermo nella sua slitta fino a quando non sentiamo un clack. A questo punto, tenendo premuto qualche secondo il pulsante di accensione, inizierà la parte di configurazione, che anche in questo caso è molto semplice. Occorre semplicemente scegliere la lingua, e abbiamo in questo caso l'italiano, collegare il campanello alla rete di casa ed eseguire l'accoppiamento con l'applicazione EasyVids, che come sempre è guidata in modo semplicissimo attraverso un QR code. Fatto questo, il nostro spioncino è completamente funzionante. Le opzioni sono tantissime. Abbiamo la possibilità di scegliere tutto, praticamente, dal modo di funzionamento alla suoneria del campanello ad alcune impostazioni che servono per migliorare l'immagine, come per esempio quella per correggere le deformazioni della lente. E il funzionamento del campanello in sé è semplicissimo, in quanto premendo un pulsante andiamo a visualizzare quello che si vede dall'esterno e lo schermo viene attivato ovviamente anche quando dall'esterno viene suonato per esempio il campanello. Se qualcuno passa davanti al campanello, il sensore PIR farà partire la telecamera che andrà a registrare una piccola clip. Funzionamento quindi molto molto semplice, ma altrettanto funzionale. La comodità è veramente estrema e anche la qualità d'immagine e il dettaglio che riusciremo a vedere dallo schermo anziché andare a guardare nel nostro piccolo forellino classico è sicuramente molto molto più alta. I filmati vengono registrati all'interno della scheda di memoria e possono essere consultati in qualsiasi momento sia dal campanello che dall'applicazione.
Ovviamente tramite l'applicazione EasyVids possiamo andare a interrogare il nostro spioncino in qualsiasi momento, sia che noi siamo in casa sia che noi siamo fuori, un po' come per tutti gli altri prodotti. E sempre dall'applicazione possiamo andare a decidere per esempio se registrare una clip, se andare a scattare una fotografia e via dicendo. Come anche tutti gli altri dispositivi EasyVids, parlando di telecamere di sicurezza, il sistema è compatibile con Alexa, con Google Home e con lo standard IFTTT, il che lo rende un prodotto veramente molto versatile e completo. Questa una rapida carrellata delle funzioni principali, ma le opzioni sono molte di più e permettono di configurare al meglio la nostra telecamera per il nostro utilizzo. Prodotto quindi molto valido, come sempre molto ben costruito, che mi ha convinto moltissimo. Parlando del prezzo, in genere si trova intorno ai 160 euro, ma in questo momento, proprio per il Black Friday, lo troviamo scontato di 25 euro, per cui lo andiamo a pagare intorno ai 140. Prezzo, secondo me, assolutamente adeguato alla qualità del prodotto e, se vogliamo mettere, anche alla qualità dell'ecosistema EasyVids, che risulta essere effettivamente molto completo e molto semplice sia da usare che da configurare. Io direi che con questa recensione possiamo chiudere qua. Se il prodotto vi è piaciuto, se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto e se avete bisogno di informazioni aggiuntive non esitate a chiedermelo nei commenti. Se posso rispondere lo faccio sempre molto volentieri. E ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un episodio. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!